Sono state presentate questa mattina presso la Direzione Generale ASL Taranto le attività previste in occasione delle ondate di calore, con l'obiettivo di tutelare la salute pubblica, in particolare delle persone più fragili come anziani, bambini e malati. Sì, assolutamente. Sono dei consigli che possono sembrare consigli scontati, quello di indossare un abbigliamento leggero di fibre naturali, bere i 2 litri di acqua al giorno, per chi non ha l'aria condizionata, fare arieggiare nelle prime ore del giorno e poi chiudere tutto per mantenere il fresco in casa, non esporre le persone anziane e fragili con comorbidità importanti, con malattie croniche importanti a temperature altissime, non portare i bambini piccoli sulla spiaggia in una fascia oraria che può essere quella delle 10 alle 18 del pomeriggio, quindi cercare di salvaguardare, controllando anche la temperatura, perché molte volte nel bambino piccolo il sistema di termoregolazione con temperature alte e con umidità altrettanto alta può andare in tilt e quindi non avere più quella fisiologica traspirazione. Innanzitutto precisiamo che il paziente cardiopatico è molto sensibile alle escursioni termiche, soprattutto con i rialzi delle temperature previste in questi mesi. E quindi il cardiopatico deve essere attenzionato e soprattutto è molto importante garantire al cardiopatico un ambiente quanto più fresco e secco possibile e ventilato, prima cosa. Il secondo elemento importante è il monitoraggio dei parametri vitali, soprattutto la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca attraverso dei sistemi molto semplici di monitoraggio che i pazienti conoscono benissimo. Il terzo elemento è un'adeguata idratazione, quindi bere acqua soprattutto fuori dai pasti, in quantità costanti, e poi soprattutto laddove dai parametri vitali si riscontrano delle anomalie, soprattutto l'abbassamento repentino della pressione arteriosa, contattare immediatamente il medico di famiglia, lo specialista di cardiologia, per un adeguamento dei farmaci. Allora, la regola principale è ricordarsi che i piccoli non hanno un'adeguata termoregolazione, quindi vestirli in maniera adeguata con tessuti di cotone lino, quindi fibre naturali, idratarli in maniera adeguata, questo favorendo appunto l'utilizzo sia di latte, se parliamo di neonati, di latte al seno, ad libitum o di latte artificiale, e per i bambini un po' più grandi, succhi di frutta o acqua prevalentemente, evitare le bevande gassate, evitare l'esposizione al sole diretto e favorire appunto le loro passeggiate nelle ore più fresche, dalle 8 alle 10 e mezza al mattino e dopo le 18. E al pronto soccorso ci si reca quando si è disidratati, quando si avverte vertigine, cefalea, quando si sta male, il soggetto disidratato, esposto ad alte temperature, si rende subito conto. I primi sintomi sono proprio questi, lo stato ipotensivo, le vertigini, la stanchezza, e corre per evitare conseguenze anche gravi, l'insufficienza renale acuta, specialmente nei pazienti con insufficienza renale cronica, lo scompenso cardiaco, pazienti ipertesi che utilizzano diuretici, sono quei pazienti che più di tutti sono fragili rispetto all'aumento delle temperature.